Buongiorno, mi fa molto piacere incontrare qui l'ingegnere Massimo Claudio Comparini, CEO di Thales Alenia Space Italia, in apertura di questo incontro nel quale sarà intervistato dal professor Gregorio Leggi, che oltre a essere un membro del consiglio direttivo della nostra sezione Roma 2 Luigi Broglio, è soprattutto un valente giornalista, scrittore, storico, docente alla LUIS e curatore museale. Il motivo del mio grande piacere è duplice. Innanzitutto perché nel corso della mia attività in aeronautica militare ho avuto il modo di interagire con la società Thales Alenia Space Italia, già Alenia Spazio e prima ancora Selenia Spazio, nella gestione tecnico-amministrativa di importanti programmi quali Helios, Sicral, e solo parzialmente Scosmos SkyMed, riscontrando sempre in questa azienda la presenza di persone molto motivate, preparate e visionarie, delle quali ho avuto modo di apprezzare l'approccio trasparente e costruttivo. Di tutti loro conservo un ottimo ricordo. In secondo luogo perché tra questi personaggi c'è il mio amico di lunga data Massimo Comparini del quale apprezzo l'intelligenza brillante, la grande preparazione e la rara capacità di eccellere sia nel competitivo settore dello spazio sia in quello altrettanto competitivo dell'enogastronomia. Massimo Comparini è entrato giovanissimo in Thales, in Selenia Spazio, nel 1983, ricoprendo varie posizioni manageriali sino a diventare Chief Technical Officer nel 2013 è passato a Telespazio, ricoprendo la stessa posizione, e nel 2015 è stato nominato presidente di EarthLab Luxembourg, una joint venture tra il gruppo Telespazio e importanti attori locali, quali Post Luxembourg, Intech e Hitech. Nel 2016 ha assunto l'incarico di amministratore delegato in IGEOS, una società joint venture tra l'Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio. Da aprile 2020 è amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia e Senior Vice President and Deputy CEO del gruppo Thales Alenia Space. Ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica, telerivellamento e sistemi radar presso l'Università di Roma La Sapienza e una laurea in strategia presso la Graduate School of Business della Stanford University. Prima di passare la parola all'intervistatore e all'intervistato, ricordo che questa intervista verrà postata sul nostro sito www.romaduebroglio.eu e sui nostri canali social e YouTube. Grazie e buon ascolto. Grazie Presidente, grazie dell'introduzione grazie eh, Ingegner Comparini per aver accettato di trascorrere eh, qualche minuto con lei per spiegare. Che cos'è eh, Thales Alenia Space Italia, che è un nome relativamente nuovo, diciamo, per chi non segue eh, continuativamente, non è uno di quei nomi che troviamo nella nostra tradizione. E quindi partirei eh, spiegando ai nostri ascoltatori che cos'è, come nasce e perché. Grazie, Gregory. Innanzitutto, un ringraziamento. A te, al presidente Cardinale, a Nazareno, caro amico, è veramente un piacere essere con voi. Allora, beh, in realtà non è proprio nuovissimo, nel senso che Thales Alenia Space nasce dalla da una joint venture che nel 2005 i due grandi gruppi di Aerospace and Defense, quindi allora meccanica e Thales, eh, decidono decidono di, eh, di avviare nel mondo spaziale. È vero che all'epoca anche, anche l'entrata del lato francese nella joint venture era il gruppo Alcatel che poi dopo poco eh, per la parte di attività spaziale ha passato le sue attività al gruppo Thales. Oggi quindi diciamo Thales Arena Space è, è parte della cosiddetta Space Alliance, quindi una joint venture tra Thales e Leonardo che copre tutta la catena del valore. Tale Serenia Space quindi copre la parte della progettazione, lo sviluppo e la produzione di infrastrutture spaziali, mentre Telespazio, l'altra parte della, della Space Alliance, copre la componente di servizio e di operazione delle porte, ad esempio il Fucino. Allora, eh, tale Serenia Space, quella che è oggi. Tale Serenia Space. Ricordo solo a chi ci segue che. Eh, su questo stesso canale abbiamo eh, realizzato un'intervista con il genere Pasquale di eh, Telespazio e quindi chi volesse conoscere anche quest'altra metà della mela, quest'altra parte dello scambio può trovarla pubblicata sul nostro sito e avere così eh, con eh, queste due conversazioni un quadro praticamente completo della presenza italiana in particolare presenza di, del gruppo Leonardo in questo campo in forte spazio, manca solo quella dei lanciatori, ma appunto la Space Alliance la troviamo coperta in due interviste. Allora, per quanto riguarda l'evoluzione le, delle attività spaziali industriali in Italia, ricordo che Alenia Spazio, che è quindi l'azienda che venne apportata nella costituzione della Joint Venture nel 2005, proveniva a sua volta dal consolidamento di due mondi. Quello di Serena Spazio eh, baricentrata sulle attività elettroniche, progettazione di elettronica, progettazione anche dei satelliti degli anni 70 di antenne, eh, basata sostanzialmente su Roma, e quella del gruppo Sistemi Spaziali di Air Italia con baricentro su Torino, dalla quale proveniva l'esperienza appunto delle infrastrutture che poi negli anni ha determinato il nostro posizionamento. In una parte molto importante, che è quella delle infrastrutture spaziali, moduli personalizzati Quindi, diciamo, Air Italia e Selenia, a un certo punto, unirono le loro forze nel settore spaziale, questo Gemmo Selenia Spazio e Alenia Spazio, e quindi successivamente quello che oggi vediamo il perimetro delle eh, attività industriali per la manifattura e la tecnologia in, in Italia. Oggi, tale Selenia Space nel suo complesso. È un'azienda da poco meno di 8.000 dipendenti, 7.800 in 17 siti, eh, 9 paesi, e ricordo che di questi 7.700 dipendenti, circa 2230 sono in Italia in quattro siti produttivi storici nella loro, eh, nella loro evoluzione. Quello di Roma, quello di Torino quello dell'Aquila e quello di Gorgonzola vicino Milano, anche loro appunto con una storia che ci ha accompagnato nelle ultime decadi proprio a dimostrazione della grande tradizione che nel campo delle tecnologie della manifattura spaziale l'Italia ha sempre avuto. Quindi eh, anche se il nome è relativamente nuovo, eh, riaccoglie sia dei momenti importanti del consolidamento industriale appunto quello che è il nome Alenia che fu la fusione di Air Italia e Alenia ma poi come radici industriali arriva agli anni 60 eh, con in particolare la parte di infrastrutture spaziali che eh, allora erano addirittura in Fiat quindi sì. è una lunga tradizione ma cosa è cambiato per l'azienda come oggi con la scoperta della space economy con questa nuova visione che ormai da qualche anno è estremamente diffusa e sembra condivisa. Ma questa ti ringrazio la domanda Gregory perché è una domanda molto interessante e anche molto stimolante perché in fin dei conti accompagna anche l'evoluzione proprio della, delle, delle attività spaziali che inevitabilmente almeno all'inizio negli anni 60 polarizzati un po' dalla geopolitica dall'ora, quindi eh, la volontà di dimostrare anche attraverso le attività spaziali, da parte delle due superpotenze, da allora: Stati Uniti d'America e, e, e URSS, loro, la loro potenza. Beh, lo spazio è cambiato molto. Lo spazio oggi diciamo e negli ultimi anni vediamo un'accelerazione, è uno spazio che è molto importante anche per la nostra quotidianità, per sostenere i servizi, per sostenere lo sviluppo dell'economia, naturalmente, la connettività, la connettività globale ma anche l'osservazione della Terra, la capacità di riprendere la Terra dallo spazio è oggi uno strumento essenziale da un punto di vista scientifico, da un punto di vista della sostenibilità del pianeta, ma anche di nuovi servizi, la navigazione e anche la componente di esplorazione. Allora, oggi questo mondo di Space Economy effettivamente in qualche modo raccoglie questa evoluzione che sia stata un'evoluzione di tecnologie. Ma è anche un'evoluzione di modelli di business. Quindi oggi lo spazio ha superato il modello della sperimentazione tecnologica, del cosiddetto technology push. Anche la costruzione di infrastrutture oggi non può essere vista scissa dalle ragioni per le quali noi poniamo un satellite oppure eh, mandiamo una sonda in giro per il sistema solare, che sembra. Una cosa semplice, anche una cosa banale, ma in realtà da un punto di vista di approccio industriale è completamente diversa. E quindi se negli anni 70 è iniziata la commercializzazione proprio della connettività, le telecomunicazioni spaziali sono stati il primo dominio che si è aperto ai servizi. Ricordo che i eh, mondiali del Messico di calcio negli anni '70. È stato il primo evento globale in digital broadcasting con rilancio via satellite. Ecco, poi successivamente abbiamo visto le costellazioni di prima generazione per la connettività globale e più recentemente appunto i servizi di navigazione, di posizionamento e di osservazione della Terra. Quindi oggi questo costituisce la base di quella che chiamiamo New Space Economy o Space Economy soprattutto per, a supporto delle attività sulla Terra. E poi c'è una fase altrettanto interessante che si sta aprendo, ovvero di un'economia dell'orbita bassa, quello che riusciamo a fare operando in microgravità attorno alla Terra, e da qui l'esperienza della Stazione Spaziale Internazionale è molto importante, ma ci proietta addirittura in quella che può essere un'economia dell'esplorazione planetaria. Da qui l'importanza del ritorno sulla Luna, non solo per tornare sul pianeta dove eh, con le missioni Apollo siamo stati qualche decade fa, ma per tornarci, per lavorarci e per capire quanto quella possa essere una frontiera successiva nell'esplorazione planetaria. Sulla Luna, tra l'altro, cerchiamo quelle, quelle terre rare che servono per alcune produzioni molto specializzate eh, e eh, altamente tecnologiche e che attualmente sono monopolio di eh, alcuni paesi e quindi c'è una partita anche qui eh, geopolitica dello spazio perché eh, la ricaduta è anche finalizzata alla difesa o allo stabilimento di certi equilibri politici quindi ben oltre quello che erano, come ricordava Gianni Comparini le pure finalità scientifiche, le pure finalità diciamo, di curiosità umana di raggiungere un'altra frontiera che eh, caratterizzarono l'inizio dell'epoca spaziale oggi è più finalizzata e in questo senso se ne misura di più l'impatto economico diretto. Io vorrei fare sempre mh, rimanendo in quest'area del contesto una domanda che è appunto quali sono stati i tre programmi più importanti nella costruzione, diciamo, dell'attuale Thales Alenia Space in senso, diciamo, tecnologico e poi una volta visto il passato, di proiettarci nel futuro guardando ai tre programmi più importanti ai quali l'azienda sta lavorando oggi mentre registriamo questa conversazione. Allora, ehm, diciamo che mettiamola così, faccio, faccio una premessa. Eh, Nell'ambito delle capacità che il paese ha sempre messo a disposizione delle attività spaziali, quindi ne fanno un paese diciamo certamente importante e che ha sempre avuto eh, programmi nazionali rilevanti ma anche collaborazioni di grandissimo livello a livello internazionale eh, insomma magari ne potrei citare più di uno di ma più, più, più di tre però mi limito ai tre quindi sono prescrittivo allora sì, innanzitutto la storia dello spazio italiano l'ha appena ripubblicata giovanni caprara una breve storia dello spazio eh, italiano sì, non sì. andiamo a rubare copie vendute al collega ah, caprara. assolutamente allora uno diciamo l'Italia ha da sempre una grandissima tradizione scientifica, accademica e industriale nell'utilizzo delle, delle alte frequenze e quindi anche per, eh, diciamo, rispetto alla storia dell'azienda non posso non ricordare il satellite Sirio, quindi diciamo un satellite sperimentale il cui utilizzo poi andò ben oltre appunto la fase sperimentale che è stata a mio giudizio un, una pietra miliare Nell'utilizzo delle altissime frequenze per la connettività satellitare e anche attraverso quella capacità industriale di qualche decade fa, parliamo degli anni 70, e lo studio della propagazione alta frequenza, è che no, eh, anche attraverso questo noi oggi possiamo vantare sistemi sofisticati per le telecomunicazioni spaziali. Quindi, questo per me è un primo elemento importante. E passami il, il, la, la consecuzione. Non è un, è, un, è un programma diverso ma fa parte di questa linea storica l'ITALSAT e quindi diciamo un programma nazionale eh, che per la prima volta prima degli Stati Uniti qualche anno dopo eh, eh, negli anni 90 utilizzò la banda K quindi la gamma di frequenze 20-30 GHz e l'elaborazione numerica di bordo l'onboard processing proprio a dimostrazione di questa grande tradizione quindi telecomunicazioni Sirio-Italsat, consentitemi l'accoppiata. Eh, beh, eh, diciamo, la radaristica, la radaristica spaziale è stata se da sempre una grande caratteristica del nostro, del nostro mondo, ripeto, sia quello accademico che quello industriale. E quindi inevitabilmente, e questo diciamo, è un programma che è un ponte tra passato e futuro, non posso non citare eh, Cosmos SkyMed, una costellazione radar che ricordo concepita a fine degli anni 90, ha visto il primo satellite lanciato in orbita per la prima generazione nel 2007, costellazione completata con il quarto satellite nel 2010 e che quindi opera già da più di dieci anni con eh, eh, quattro satelliti, quindi una visione abbastanza antesiniana della, della costellazione per l'osservazione della Terra. E che incidentalmente ha il primo satellite della seconda generazione già in orbita e, e il rilascio dei prossimi tre per il cosmo di seconda generazione nei prossimi anni. Quindi un ponte tra quello che è accaduto, quello che in questo momento è oggetto di. Erogazioni, servizi operativi e che accadrà la grande radaristica spaziale. Anche qui, se mi consenti, un piccolo passaggio di eh, aggregazione: la radaristica spaziale significa anche l'esplorazione planetaria, perché la gran parte dei radar utilizzati per mappare i pianeti eh, ha avuto concezione e realizzazione in Italia. E quindi, diciamo, cito sempre nell'accoppiata di programmi missione Cassini-Huygens alla quale l'Italia ha partecipato particolarmente e che ha visto un contributo industriale particolarmente rilevante. E l'ultimo di, di questo trittico diciamo del passato, beh, se oggi più del 50% della stazione spaziale internazionale orbitante ha il volume pressurizzato costruito in Italia e anche perché in una lunga incubazione che ho ricordato prima, che nasce appunto dal ruolo di Air e eh, del gruppo di Sistemi Spaziali, il famoso Space Hub, quindi il, il primo modulo pressurizzato che, portato nello spazio dentro la cargo bay dello shuttle, ha consentito poi eh, lo sviluppo di quelle tecnologie che consentono lo human space flight e operare, e, e operare in microgravità attorno alla Terra all'uomo. Quindi queste, diciamo al mio giudizio, tre flagship del passato. Guardando... Ah, prego, scusami. No, dicevo che è un'ottima sintesi di questi tre programmi chiave. L'ultimo è interessante perché nacque in simbiosi, fu un contributo, per una parte realizzato in Italia, ma fu un contributo, diciamo, europeo a una stazione spaziale che già nasceva come internazionale. E quindi eh, certo. raccoglieva anche questa doppia... Visione che ha un po', un po caratteristica l'industria italiana di lavorare sia con i partner statunitensi che con quelli europei, quindi inseriti in un programma europeo che però lavorava in simbiosi con quella cosa che sembra banale che hai detto prima, cioè il vano di carico del shuttle, perché tutto era dimensionato per quella baia cargo. Il programma shuttle era molto certo. particolare, aveva come abbiamo visto le sue criticità, però era stato concepito e diede vita a una serie di carichi operativi nati per stare là dentro. Il più famoso è il telescopio, ma la stazione spaziale è stata costruita su quelle dimensioni. Quindi è veramente un momento della storia dell'azienda e di una storia dello spazio italiano, eh, europeo e mondiale assolutamente cruciale. Assolutamente. Allora, se guardiamo all'oggi e al futuro... Eh, beh, di Cosmo e quindi Cosmo di seconda generazione, già ne ho parlato. È un ponte tra quello che è successo, quello che oggi è in essere e quello che accadrà. Ehm, allora permettetemi di partire da, una, da un fatto recente: eh, proprio dieci giorni fa, ho siglato con eh, TeledIF, quindi la, contracti la contracting authority dell'amministrazione della difesa. Eh, il contratto di fase BC per i, due, per i satelliti Sigral 3. Sigral insomma, è un satellite di telecomunicazione per le nostre forze armate, quindi eh, ricordo che eh, ad oggi sono stati prodotti tre eh, satelliti, Sigral 1, Sigral 1B, Sigral 2. Proprio poche settimane fa, con un'operazione un di de-orbiting, ovvero di parcheggio in orbita cimitero, la nostra difesa eh, appunto, ha messo fuori, fuori servizio, dopo vent'anni di onoratissima carriera, Sigral 1. E perché è particolarmente importante? Particolarmente importante uno perché conferma quella vocazione e quella visione sulle telecomunicazioni spaziali, la conferma eh, con una generazione di nuove tecnologie, sia come piattaforma, quindi una piattaforma geostazionaria a propulsione elettrica di nuova concezione, sia come i payload, quindi diciamo i, eh, gli equipaggiamenti di bordo a processamento numerico naturalmente protetti dalle interferenze intenzionali e non e quindi è la prosecuzione di quella che è una grande eh, eh, diciamo eh, leadership nel campo delle telecomunicazioni ricordiamo soltanto per chi non, eh, non lo sapesse SICRAL proprio questo vuol dire. satellite italiano per comunicazioni riservate e allarmi quindi quella dimensione di esatto. sicurezza, cifrature eccetera è proprio nel nome stesso comunicazioni riservate e allarmi è nato per essere protetto e darci delle capacità anche di autonomia e di indipendenza, perché ci sono delle cose da mantenere al proprio interno. E in questo senso, il presidio tecnologico, il senso di avere eh, una Thales Alenia Space Italia è eh, come dire di palmare evidenza, assolutamente. E penso che, diciamo, eh, negli ultimi vent'anni ci sia stata una virtuosa interazione tra industria e amministrazione difesa perché è evidente che nel momento in cui l'amministrazione difesa ha cominciato ad avere a disposizione strumenti dei quelli di quali parliamo ha compreso quanto le tecnologie spaziali al di là di quanto era in essere nella dottrina però quanto le tecnologie spaziali fossero e siano dei moltiplicatori delle forze sul campo delle forze in senso lato nel senso che chiaramente tutti i satelliti di Sigra sono stati utilizzati eh, come tessuto di connettività eh, da tutte le nostre forze, forze di pace in giro per il mondo e sappiamo quanto il paese ha espresso eh, impegno e sforzo in questo contesto. Allora, mi sono giocato quindi un, uno del, del trittico del futuro. Eh, secondo È programma... una tradizione che siamo a Sigral 3, quindi anche qui una continuità di presenza. 1, 1B, 3 e ovviamente con capacità di immagini aumentate assolutamente, in realtà è una famiglia di due satelliti 3A e 3B eh, con capacità assolutamente aumentate in termini di connettività in termini di flessibilità dei servizi dovuti proprio alla digitalizzazione eh, dei payload ehm, beh, parto anche qui eh, per il futuro da un contratto di recente acquisizione di pochi mesi fa e devo dire che è un contratto di particolare orgoglio e penso che sia, eh, rappresenti un momento storico per l'industria spaziale italiana. Noi saremo, eh, costruiremo eh, la costellazione Galileo di seconda generazione, cioè nei nostri stabilimenti sono stati costruiti i primi quattro satelliti della prima generazione, chiamati IOV, in orbit validation. Poi successivamente un impegno politico fortissimo della Germania ha voluto diciamo, che in Germania si creasse, al di là de, di Airbus, eh, un'impresa che è OHB eh, con capacità di piattaforma, bene, che quindi ha, ha sviluppato la prima generazione, noi costruiremo in doppia sorgente eh, i satelliti eh, di seconda generazione di Galileo. Siamo Chi stati contrattualizzati. Che... Ricordiamo anche Siamo lì, stati il, ah, il sistema di navigazione prego. satellitare europeo, quindi eh, eh. il GPS europeo di, eh, nato con una vocazione largamente civile e di cui comunque abbiamo noi le chiavi, mentre quello americano di grande successo, ampiamente utilizzato, le chiavi sono del Dipartimento della Difesa americano che si riserva, come in alcuni casi è già avvenuto in passato in alcune crisi, di sospendere o starare il servizio. A insindacabile giudizio degli Stati Uniti e comunque lo mettono a disposizione gratuitamente per cui, però, il momento in cui dovesse servire lo staccano. Galileo, questa stessa decisione verrebbe presa dai paesi europei e non da qualcun altro, certo, e, quindi noi eh, siamo partiti con lo sviluppo e la realizzazione dei primi sei satelliti, eh, i primi due saranno lanciati nel 2024. Eh, Galileo è naturalmente un, uno dei due flagship program della Commissione Europea contracting authority dell'Agenzia Spaziale Europea quindi veramente un evento storico anche qui una forte evoluzione di tecnologie ricordo che noi già sulla prima generazione abbiamo fornito come industria italiana pezzi di tecnologia particolarmente rilevante le antenne, il, senatore, il generatore di segnale il clock atomico costruito da, da Leonardo Ecco, questo ci ha portato, oltre all'esperienza della componente sistemistica e di operazioni, ricordo la presenza, la presenza sicuramente nell'intervista precedente. L'ingegner Pasquali l'avrà ricordato anche lui, ma mi fa piacere ricordarlo. La presenza del centro operativo Al Fucino di Galileo. Bene, la seconda generazione chiude questo cerchio, quindi l'Italia, diciamo, dall'architettura fino ai servizi, compresa la concezione del segmento di volo. Sarà effettivamente il paese più rilevante eh, per la navigazione satellitare del futuro. E il terzo programma, ovvero diciamo, ambito, permettimi, è quello dell'esplorazione che abbiamo ricordato anche prima. Beh, se nei, nei vent'anni scorsi in Italia si è costruito più del 50% del volume pressurizzato della stazione spaziale internazionale, ecco, guardando al, eh, al ritorno sulla Luna. Guardando a ritorno sulla Luna non solo per qualche giorno di missione, ma con tutte le complessità che questo comporta, ma per poter stare e lavorare sul pianeta e capire come poter lavorare e costruire infrastrutture eh, lontano dalla Terra, ehm, c'è anche qui un programma di respiro internazionale spinto dalla NASA. Il Gateway lunare, quindi questa stazione spaziale in orbita cislunare, e anche qui il ruolo dell'Italia proprio come. Eh, filo di collegamento rispetto a quello che ho detto prima è particolarmente rilevante nel senso che il gateway avrà la collaborazione dell'agenzia spaziale europea e quindi noi attraverso l'agenzia spaziale europea siamo i primi contraenti del cosiddetto international habitat il modulo abilitativo principale della stazione che ospiterà fino a quattro astronauti costituisce un po' l'infrastruttura eh, costruiremo eh, sistemi di supporto e un'altra componente pressurizzata in un altro modulo di contributo europeo dell'ESA che si chiama ESPRI e infine stiamo costruendo in business to business quindi direttamente in rapporto industriale con Norton Gramman l'infrastruttura primaria dell'altro modulo principale della stazione spaziale che è un modulo logistico che si chiama ALO quindi eh, diciamo è un programma in cui guardando a quello che succederà nei prossimi le prossime decadi. Guardando a questa ulteriore frontiera, ovvero quello di uno sviluppo di un'economia, dello sfruttamento delle risorse eh, esterne alla Terra, in primis la Luna, le terre rare che hai appena ricordato, ecco anche lì assieme alla nostra capacità di missioni robotiche, tra qualche mese partirà ExoMars 2022, ricordo che porterà un rover di, fatto, di concepimento europeo in questi giorni a Torino, eh, su Marte il primo rover che avrà una Uh, uh, trivellazione del terreno fino a due metri di profondità, peraltro trivella concepita e, e costruita in Italia da Leonardo. Ecco, quindi questo è il mondo dell'esplorazione e, e del ritorno sulla Luna, penso che sia uno degli elementi più importanti eh, da citare nel trittico che mi hai chiesto ecco, per il futuro dell'industria spaziale italiana e non solo. È un futuro che, eh, messo in questi termini, sembra garantire... Continuità, perché, ad esempio, telecomunicazioni eh, diciamo oggi non possono fare a meno del satellite sono inconcepibili, eh, è inconcepibile non eh, avere sistemi di eh, navigazione di precisione. Perché le applicazioni che immaginiamo, pensiamo soltanto a quelle per l'agricoltura di precisione, eccetera, cambiano, impattano direttamente il nostro modo di vivere e l'esplorazione spaziale sembra essere come dire. Eh, più che mai attuale in questo periodo tra luna e marte la voglia del genere umano di proiettarsi fuori dai confini di questa terra eh, sembra essere fuori di discussione ecco è stato un momento in cui ci siamo un po ripiegati su noi stessi ma direi che ormai abbiamo deciso di proseguire a esplorare quindi sono tre pilastri che eh, sicuramente mh, sono non solo la base di questa azienda ma di tutta la visione dello spazio. E fa piacere immaginare anche un contributo italiano sull'abitare la Luna, perché nel quadro del progetto americano Artemis dovremmo esserci anche noi. Sì, assolutamente. Allora ecco qui: mi dai lo spunto per, per illustrare quanto anche eh, la tecnologia. L'habitat dei moduli pressurizzati in realtà stia evolvendo perché i moduli pressurizzati che utilizzeremo per stare in orbita cislunare sono un'evoluzione di quelli per l'orbita bassa terrestre, se non altro perché l'ambiente è un ambiente diverso: un ambiente in cui dobbiamo utilizzare maggiori protezioni eh, dalle radiazioni, maggiori protezioni da micrometeoriti e anche un maggior livello di automazione, nel senso proprio per il suo concetto, la stazione spaziale lunare. Avrà dei periodi inattendere, eh, av avrà dei periodi quindi che non vedranno a bordo gli astronauti, a differenza di quanto è accaduto con continuità negli ultimi vent'anni sulla stazione spaziale internazionale. E questo darà anche la possibilità di evolvere per i i il concepire i primi habitat di superficie, quindi concepire come anche in questo caso, l'ho ricordato prima, un tradizionale. Eh, partnership bilaterale con gli Stati Uniti, l'Italia possa contribuire proprio partendo da queste sue capacità e tecnologie di base di moduli pressurizzati ai primi moduli eh, abitativi di superficie come parte del complesso dell'architettura del Lunar Foundation Habitat di NASA, ma come veramente evoluzione anche lì eh, di, di queste nostre capacità. Naturalmente sappiamo benissimo che per poter far eh, permanere eh, l'uomo in modalità più lunga, più stabile sulla Luna, dobbiamo proteggerlo dalle, dalle radiazioni e quindi qui si apre tutta una nuova eh, linea evolutiva di come, utilizzando un modulo pressurizzato, evolvendo lo stesso modulo, questo possa essere un ambiente che sfruttando anche qualche caratteristica geologica della Luna e il materiale presente sulla Luna, Possa comunque proteggere per quanto possibile dall'ambiente radiativo eh, lunare gli astronauti, e questo mi richiama a un qualcosa che ritengo importante perché penso che tu hai ricordato prima la New, new Space Economy. Penso che nell'evoluzione delle tecnologie spaziali ci sia un'evoluzione importante nella contaminazione e nel innesto del digitale delle tecnologie digitali, questo sia per la fruizione della grandissima quantità di dati che ad esempio le missioni di osservazione della Terra, ma anche quelle di connettività, generano, ma anche proprio del dominio dell'esplorazione. Io sono convinto che eh, al di là della nostra capacità, prima sulla Luna e poi Marte, di portare l'uomo sulla superficie eh, di, di questi pianeti, certamente l'esplorazione sarà un'esplorazione un anche di cooperazione uomo-macchina e perché no? di intelligenza artificiale che possa consentire di avere macchine sempre più intelligenti, autonome e, per, e anche magari con un certo livello di cognitività eh, sui pianeti. Eh, questo semplicemente perché il costo di una missione robotica è naturalmente diverso dal costo di portare in, in modalità stabile l'uomo o sulla Luna o su Marte. Questa è una vecchia discussione, il fatto del minor costo delle missioni diciamo automatiche. Rispetto a quelle abitate eh, e ci sono ovviamente i pro e i contro, eh, da un lato il costo, dall'altro la flessibilità e eh, il mantenimento, diciamo, di un controllo diretto umano nel sistema che eh, probabilmente per un certo futuro continuerà a rimanere molto importante. Eh, sì, ma l'ho a... citato, citato credo perché proprio di poche settimane fa. Diciamo, una prima riflessione da un punto di vista normativo della Commissione Europea sul mondo dell'intelligenza artificiale e penso che questo sarà comunque uno sviluppo tecnologico nel quale, ad esempio, l'esplorazione entrerà e beneficerà di quello che potremo realizzare con missioni robotiche, ma con un livello di autonomia barra intelligente crescente in funzione degli sviluppi proprio dell'intelligenza artificiale anche per applicazioni sulla Terra. Certo, eh, è interessante vedere. Eh... Esattamente come si svilupperanno questi ambiziosi obiettivi. Tornando più diciamo, vicino a noi, uno dei problemi tipici diciamo, dello spazio del per, far percepire al cittadino eh, il perché si investa, si spenda tanto in questi programmi è il fatto che lo spazio non lo vediamo, sta lì, sta decine, centinaia di chilometri sopra le nostre teste e non si vede. In realtà lo spazio ha un impatto già oggi nella nostra vita quotidiana, ha cambiato negli ultimi decenni proprio il modo in cui viviamo. La mia domanda è questa qui. Dove sono già presenti nella nostra vita quotidiana, più o meno inconsapevolmente, più o meno eh, percepito i prodotti di Thales eh, Alenia Space e in particolare Thales Alenia Space Italia? Cos'è che è più vicino a noi anche se non lo sappiamo ma diciamo allora innanzitutto parto appunto dai domenica abbiamo già richiamato nel senso che eh, è difficile anche se forse ne siamo poco consapevoli è difficile immaginare una nostra giornata che non abbia interazione con questi oggetti che ci orbitano e che non vediamo eh, sin dall'inizio perché eh, diciamo eh, oggi la connettività satellitare è fondamentale per il trunking intercontinentale dei dati internet, ma anche per tutto il digitale, la televisione digitale, i contenuti digitali. Quindi è evidente diciamo, che i satelliti di telecomunicazione fanno parte oggi di un'infrastruttura abilitante dell'attività economica e della, della vita quotidiana sulla Terra. Beh, un altro dominio particolarmente rilevante, l'abbiamo richiamato, è quello dell'osservazione della Terra. Eh, cioè se oggi l'hai richiamato poco fa se oggi noi possiamo concepire o possiamo immaginare e utilizzare eh, dati satellitari ad esempio per rendere l'agricoltura più produttiva e più sostenibile nel, e indirizzando uno dei temi più rilevanti dell'uomo sulla terra ma anche dei nostri territori ricordiamo la vocazione del nostro paese e incidentalmente anche il rischio che una parte del paese abbia di eh, ad esempio nei prossimi nelle prossime decadi dovuto al cambio climatico di condizioni meno favorevoli. Ecco, se oggi questo avviene è anche attraverso sensori di osservazione della Terra e, e ricordo ancora appunto quello che ho già detto Cosmos chemed eh, che ha visto la luce proprio nei nostri eh, nei nostri stabilimenti. E della, del posizionamento della navigazione, già l'abbiamo detto, cioè effettivamente, se oggi nella prima generazione noi utilizzando Galileo sappiamo dove siamo e, e diciamo che Galileo, non a caso, assieme a Copernicus, è un programma che è richiamato come importanza a livello europeo perché consente una indipendenza sistemica, architetturale e tecnologica dell'Europa e anche attraverso gli strumenti che orbitano con la prima generazione. E a quello che ho detto della seconda generazione, quindi posso dire che uno, eh, anche inconsapevolmente, ma no, le nostre giornate sarebbero diverse eh, sia dal punto di vista individuale sia anche come attività economiche, se non avessimo, eh, chissà per quale eh, diciamo per quale anomalia o per, per quale incubo tecnologico se per un giorno sparissero tutti i satelliti intorno a noi. E su questo il contributo dell'industria spaziale italiana è particolarmente importante, come spero sia stato chiaro dalle nostre riflessioni e dalla nostra chiacchierata. Ecco, questa interruzione dei servizi satellitari mi porta a un tema diciamo di attualità, ne stiamo uscendo, ma insomma ancora c'è un po' dentro, cioè eh, l'epidemia, anzi la pandemia del covid-19. Che ha interrotto tante attività della nostra vita. Probabilmente senza il COVID noi questa chiacchierata la staremmo facendo seduti uno accanto all'altro nella stessa stanza. Invece abbiamo imparato a spostare una serie di cose in una dimensione virtuale. Ma eh, appunto, proprio perché è inconcepibile eh, interrompere certi servizi satellitari, certi servizi spaziali, la domanda viene: ma come avete fatto a. Eh? Eh, Mantenerle? Che impatto ha avuto sull'azienda una pandemia che ci ha costretti a ripensare tanti aspetti delle nostre vite? Siete stati colpiti? Come vi siete organizzati? Quali ehm, cose, diciamo, non viste ci sono che si possono raccontare di questa, per usare una parola ormai inflazionata, resilienza di fronte alla pandemia? Allora, questa è una domanda interessante anche da un punto di vista personale perché, come ricordava nell'introduzione, Presidente Cardinale, generale Cardinali, eh, io sono tornato in Italia Serena Space ad aprile 2020 e eh, il precedente incarico era quello di amministratore delegato di Geos, eh, joint venture tra Telespazio e l'Agenzia Spaziale Italiana. E quindi in quel periodo ho vissuto un po' la pandemia dai due punti di vista, quello di un'azienda di servizi come appunto Telespazio Geos e eh, appena, appena rientrato ho dovuto affrontare. Invece nel dare continuità produttiva a un'azienda manifatturiera. Allora, il telespazio di GEOS chiaramente, proprio per la natura, riuscimmo proprio insieme all'ingegnere Pasquali a remotizzare la gran parte delle attività. Perché al di là dell'attenzionamento sui sistemi spaziali operativi, beh, inevitabilmente diciamo, il digitale già fa parte di quel mondo, già attraverso piattaforme digitali, noi possiamo indirizzare e usufruire di, di servizi come ad esempio l'erogazione di immagini da un sistema d'osservazione è una delle attività proprio di geos è evidente che invece lì dove dobbiamo costruire infrastrutture beh, insomma la, la remotizzazione funziona fino a un certo punto perché se io devo costruire un, un satellite un payload necessariamente devo essere una camera di integrazione e devo avere i miei tecnici che operano fisicamente su, sull'oggetto bene devo dire che però grazie anche a una collaborazione con le organizzazioni sindacali eh, per quanto riguarda tale Serenia Space l'attività non si è mai interrotta eh, l'attività chiaramente ha avuto diciamo, una gestione per minimizzare la presenza anche nella prima fase di lockdown duro, quindi quello della primavera, dell'aprile maggio 2020, con turnazioni con appunto, quindi shift temporali con eh, diminuzione della densità eh, delle, delle persone eh, presenti nelle aree e poi successivamente con una ripresa successiva ma ancora oggi noi stiamo e, e questo ci ha dato un grande impulso in modalità smart working per una parte del personale quindi abbiamo un accordo per cui ad esempio tipicamente due giorni su cinque chi eh, può svolgere attività remotizzabile, incluse attività progettuali eh, può farle diciamo in modalità remoto, in modalità smart, insomma, non necessariamente venendo, venendo in azienda. Io penso che la fase di post-pandemia eh, inevitabilmente ci consentirà una fase di riflessione, perché le modalità smart, l'utilizzo de delle tecnologie digitali, certamente deve mirare a una maggiore eh, efficienza delle nostre attività, ad esempio in una gestione diversa della mobilità anche urbana e quindi inevitabilmente... Riaffermando che l'impatto c'è stato, è stato un impatto complesso da gestire, ma non ci siamo mai fermati. Però eh, so, sono convinto che, come hai appena ricordato, anche nella fruizione, anche nella interazione, eh, naturalmente, essendo ben, ben consapevoli, che ci sono attività assolutamente imprescindibili dalla presenza di viso e anche un convegno, una chiacchierata come questa, permettimi di dire avrebbe diciamo, un sapore diverso se fossimo nello stesso salotto, eh, però inevitabilmente ci pone una riflessione e ci dà una sfida. Sfida che, l'ho ricordato prima, eh, è anche nella contaminazione tra tecnologia digitale e tecnologia di manifattura spaziale. Sono convinto che nei prossimi anni questo costruirà a, eh, costituirà anche per la, le attività progettuali di costruzione delle infrastrutture. Uno stimolo importante, ad esempio, quello dei gemelli digitali, digital twin, modelli numerici che ci consentono di, di simulare e modellizzare non solo strutture complesse o addirittura il pianeta. Ricordo che. Uno dei programmi importanti della Commissione Europea e eh, dell'Agenzia Spaziale Europea sarà proprio utilizzando i dati Copernicus, la grande massa dei dati Copernicus, di avere una costruzione del cosiddetto digital twin Earth, quindi un modello digitale, ad esempio per eh, predittivi, modelli predittivi del climate change o della sostenibilità del pianeta, ma anche tecnologie digitali per, le, per la manifattura, la manifattura 4.0, inclusa quella spaziale. Nello spazio la manifattura diciamo 4.0 sarà vitale perché, eh, ovviamente, a un certo punto, nemmeno fra tanto, saremo troppo lontani dalla Terra per adottare il metodo tradizionale di mandare tutto nello spazio eh, da qui. Per cui toccherà trovare un sistema per produrre in eh, loco. Eh, questa è una sfida notevolissima, ma che eh, diciamo è fondamentale perché diventa uno spazio che in qualche modo si autosostiene. Se dobbiamo lanciare tutto dalla Terra, cominceremo a trovare dei limiti eh, proprio materiali di penetrazione dello spazio, dove non è costo efficace mandare, sparare un razzo di n tonnellate per portare un chilo di materiale a una certa distanza. Quindi questa è una sfida, Assolutamente. Eh, è una sfida notevolissima. E che. Assolutamente sarà un modo diverso di, di vivere perché poi quelle tecnologie impatteranno anche come produciamo cose più ordinarie sulla terra ma eh, faccio un esempio al quale, che a me piace molto è quello di ad esempio, i pezzi di ricambio non dover tenere magazzini enormi perché me li posso fabbricare, stampare in tre dimensioni all'occorrenza quindi posso combattere l'obsolescenza posso aggiornare, posso intervenire sempre senza tenere enormi magazzini ci cambierà moltissimo la prospettiva di come funzioniamo. E vorrei tornare al Covid per un altro aspetto: per dire in che modo questo spazio lontano, remoto, che non vediamo, potrà in futuro aiutarci a combattere meglio, se non addirittura prevenire, un'eventuale altra pandemia. Perché al di là delle polemiche su questa. Ormai è da un po' che gli scienziati dicono: Guarda, le pandemie arriveranno. Arriveranno più spesso, eh, saranno un fatto di questo mondo globale connesso in cui le malattie comunque usciranno eh, dai luoghi d'origine e si diffonderanno. La domanda è come ce ne possiamo accorgere prima, come possiamo intervenire prima. E la mia domanda a te è che contributo ci può dare lo spazio in questo? Eh, ti ringrazio perché anche questa è una domanda molto interessante, nel senso che naturalmente, restiamo un attimo sul, sul tema pandemia. Beh, dallo spazio noi non monitoriamo il virus, però dallo spazio noi possiamo monitorare, cosa che è accaduta anche in questo evento purtroppo eh, occorso a livello globale, però dallo spazio possiamo monitorare un cambio di cosiddetto pattern on life quindi qualcosa che cambia sulla superficie terrestre dovuta anche a fenomeni globali quali quello pandemico e in fin dei conti proprio tornando sull'importanza dell'osservazione della Terra delle analisi ex di quello che accadde come frequentazione dell'ospedale di Wuhan lette alla luce di quello che è accaduto potevano essere viste come degli aspetti premonitori di qualcosa che stava cambiando, di qualcosa di, permettimi di, anomalo rispetto a un pattern on life convenzionale. Allora, stiamo dicendo che se io vedo in un dato posto improvvisamente aumentare come dire, il traffico dai, per gli ospedali, non so quale malattia ci sia, però noto che c'è questa differenza nell'ordine delle cose nel pattern on life e cominciare a interrogarmi. Sì. E devo dire che io eh, ho cominciato a riflettere su questo qualche, pochi anni fa. Ma ero in Silicon Valley, ero a Palo Alto, penso a fine 2017, e iniziavo la collaborazione con un'azienda di data analytics. Che tra le altre cose utilizzava anche i dati Cosmos SkyMed. E Proprio in, in quel contesto, in quel momento del mio lavoro in IGEOS, ho cominciato a spingere verso un'evoluzione dei servizi digitali. e non più a erogare una singola immagine, quindi una singola osservazione, ma a erogare informazione che può provenire anche dalla fusione di dati eterogenei, compreso quello spaziale. Ecco, in questa azienda e eh, la cosa mi, 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 mi trasse molto e mi ha, mi ha fatto riflettere, mi illustrarono come contando le macchine da satellite, quindi con tecnologia ottica, contando le macchine che in modo inequivocabile erano assoggettabili a, par a parcheggi di una certa catena di ristoranti. Loro riuscivano a stabilire questa catena di ristoranti con 200 punti vendita in tutti gli Stati Uniti che essendo le macchine inequivocabilmente collegate a quei punti vendita in diminuzione c'era una diminuzione degli avventori. E quindi trimestralizzavano queste informazioni e tiravano fuori una sorta di signal, come lo chiamavano loro, un'informazione. E io in modo un po' ingenuo chiesi, dico bene, benissimo, ma a chi vendete questa informazione? E la risposta fu abbastanza comprensibile, dice, beh, ad esempio agli investitori, agli hedge fund, a coloro che attraverso questa informazione possono, devono decidere se investire in una catena di ristoranti oppure no e vogliono una informazione integra, non... Eh, non polarizzate in qualsiasi modo. Ecco, questo illustra come anche su una scala globale, non necessariamente legata alla, al puntuale, all'individuo, però si possono osservare del, dei, dei pattern complessivi sui quali estrarre degli elementi, elementi predittivi da un punto di vista economico, elementi predittivi da un punto di vista di comportamento di un numero elevato di persone e quindi rappresentativi di fenomeni che accadono penso che questa sia una frontiera interessante che sicuramente vedrà nei big data spaziali quindi nella capacità di generarli e di eh, connetterli in modo globale eh, una evoluzione interessante anche qui di contaminazione tra mondo digitale economia digitale e, e tecnologie spaziali ecco questo mi, mi porta siamo ormai verso la fine di questa eh piacevole conversazione ma su un'altra domanda futura cioè nella se parlavo tanto no di new normal cioè di un, mod, un mondo nuovo diciamo perché eh, dopo il covid cambieranno certe abitudini eh, ci stiamo interrogando se eh, e quanto siano tutte buone quanto io penso insegnando per esempio ho sofferto molto insegnando a distanza ritengo che eh, l'interazione diretta con lo studente sia fondamentale per stimolarlo, per coinvolgerlo, che è diverso dal solo trasmettere nozioni. No, però questo è un dibattito che, nella mia professione, è in corso: dove mettere l'asticella, che equilibrio segnare tra un modo di insegnare che, in fondo, salvo PowerPoint, è ancora quello che si usava nell'antichità, e il modo nuovo, più digitale, eccetera. Bene, in che modo questa nuova normalità, più post-COVID? impatterà sulla domanda uh, di spazio. Eh, in, abbiamo sentito alcuni degli strumenti, anche predittivi, che ci fornisce lo spazio, ma mi chiedo, ci sarà più spazio come dire, nel post-covid legato proprio a questa dimensione oppure come dire, business as usual continuerà con una crescita organica come c'è stata nei 60-70 anni trascorsi? No, io penso che anche per quello che ho detto poco fa ci sarà più spazio, ci sarà più spazio perché inevitabilmente cresce la quantità di dati che anche nel New Normal scambieremo e quindi questo layer di connettività globale dove la combinazione di assetti geostazionari e costellazioni globali a bassa latenza costituirà. L'infrastruttura di comunicazione del futuro, attraverso anche l'ibridazione con appunto le reti ibride del futuro, eh, già lo vediamo col 5G, ma sicuramente col 6G ci sarà più spazio. Perché avremo una domanda. Se, se osserviamo l'uso dei dati Copernicus, ad esempio, quindi dati di osservazione della Terra del programma Copernicus, sta crescendo esponenzialmente, allo stesso tempo crescerà esponenzialmente il dispiegamento di nuovi assetti satellitari per l'osservazione della Terra e questo determina già una risposta nel senso che sta crescendo l'uso eh, dei dati in modo esponenziale e crescerà la generazione di dati, quindi saremo più in, e saremo in grado di estrarre un'informazione sempre più sofisticata ad esempio per, eh, proprio per eh, indirizzare fenomeni globali quali la sostenibilità del pianeta, uno, uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e così via e, e quindi penso che anche nel New Normal l'accelerazione che abbiamo visto negli ultimi anni e che eh, questa anomalia dell'anno e mezzo e due anni ha visto inevitabilmente legata a una decelerazione dell'attività economica un impatto, sicuramente invece avrà un ulteriore sviluppo e avrà un, un ulteriore sviluppo che in linea con l'evoluzione tecnologica tenderà ad avere elementi di esponenzialità. Ecco, con questo ho già anticipato quella la domanda con la quale concludo perché è vero che noi, come dire, siamo tutti diversamente giovani, siamo giovani nello spirito perché guardiamo avanti, guardiamo come è la natura dei programmi aerospaziali in realtà a prospettive di decenni, Sapp lavoriamo sull'avanguardia ma sappiamo che eh, si materializzerà e resterà in servizio per molti anni davanti a noi. Però guardare i giovani in senso tradizionale, eh, la risposta un po' l'ho già avuta, ma vorrei svilupparla. Eh, è un settore nel quale eh, possiamo raccomandare, possiamo suggerire ai giovani di guardare allo spazio come professione, non più come, eh, come dire area di mistero, ma proprio come un. Eh, quadro, un panorama nel quale loro sono parte? Ma diciamo è chiaro che eh, consentimi Gregori. la mia risposta non può che essere un po' bias, un po' polarizzata, un po' di parte, nel senso che poi avendo iniziato da giovane ed essendo 38 anni che faccio questo lavoro la mia risposta non può che essere sì, ma sì anche eh, se vuoi per una modalità più profonda. Io personalmente Restai colpito naturalmente dall'impronta dall dell'uomo sulla luna. Avevo pochi anni, televisore bianco e nero, ce l'ho ben impressa quell'immagine e siccome l'ho ricordato prima, ce l'ho ben impressa anche con un'altra immagine, anche quella epica, magari un po', po, po' meno importante a livello del mondo, ma per noi sì, che fu l'Italia-Germania 4-3 no, dei mondiali. E anche quella in bianco e nero ma la l'ho cosa che c'era e ricordo sia l'impronta che la partita su uno schermo di questa è... allora, risoluzione me esatto. mi ricordo anch'io esatto allora quindi devo dire che se quella è stata un imprinting per cui come dico spesso in qualche chiacchierata anche in qualche intervista io da, da piccolo non volevo fare l'astronauta ma volevo fare quello che costruiva le macchine per mandare l'uomo nello spazio in fin dei conti ci sono riuscito Ecco, io oggi ho trovato personalmente un grande interesse, anche se vuoi filosofico, nel capire che questo lavoro oggi può aiutare a costruire un, un pianeta sostenibile. Quindi, al di là della, della bellezza di avere una multidisciplinarietà eh, tecnici, fisici, ingegneri meccanici, ingegneri termici, elettronici, eh, analisti di big data. Ecco, Penso che sia comunque un dominio che per la ricchezza che abbiamo toccato anche nella nostra conversazione sia veramente ormai multidisciplinare, però penso che ci sia anche una componente, se vuoi, più sì, filosofica. Lo spazio oggi non solo per quella dimensione che è insita in noi, esplorare, conoscere dove siamo e il sistema e l'universo, ma anche lo spazio... Per rendere sostenibile e quindi per rendere possibile eh, nelle, nelle generazioni, nelle tante generazioni future, la vita sulla Terra. Ecco, questa è una dimensione, se vuoi, più culturale che, diciamo, accanto a quella più tecnologica, tecnica, tecnocratica, non può che far raccomandare. Un, un giovane tecnico, fisico, ingegnere nel, nel, nel cogliere questa sfida. E a questo punto però concludo con un'altra no, un considerazione. È un dominio nel quale, con tutto il rispetto di coloro che, eh, nell'ambito delle loro scelte, ad esempio, si trovano di eh, fare ricerca all'estero, approfondire, eh, andare all'estero, però è un dominio dove... L'Italia diciamo offre occasioni di sviluppo e naturalmente è una responsabilità che sento come, come, come industriale, anche nel creare occasioni di sviluppo per, eh, per i nostri giovani in questo settore in Italia. Grazie Massimo. Questa è prospettiva è molto importante perché ci porta, in qualche modo, a vedere un'anima, se vogliamo, eh, nel mondo scientifico lo toglie da questa eh, freddezza, se vogliamo, dei numeri e lo cala in un modo di vedere la vita, in un modo di eh, progettare la vita, quindi in una concezione proprio filosofica e, se vogliamo, anche in qualche modo metafisica. Quindi apre il dominio a tutti perché tutti eh, siamo stakeholder, tutti partecipiamo eh, di questa domanda di come sarà il futuro, di come vivremo di quello che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi non una tecnica fredda, astratta, separata, ma una tecnica che ci eh, tocca tutti e quindi in qualche modo eh, un messaggio da lanciare per superare questa distinzione tra l'ambiente, se vogliamo, umanistico in senso lato e quello scientifico. Quindi un messaggio di speranza che mi sembra un ottimo messaggio col quale eh, chiudere, concludere questa conversazione. È un peccato doverla concludere, ma tutto deve finire, andremo avanti a lungo perché gli stimoli ci sono, ma eh, magari potremo approfondire in una successiva intervista. Io ringrazio Linger Comparini per il suo tempo, per averci dedicato, per aver condiviso questi quasi 40 anni di esperienza e ehm, averci fatto intravedere un altro aspetto di questa economia, di questa industria spaziale italiana così lontana e In realtà così vicina a tutti noi. E con questo concludiamo. Vi ringraziamo se essere stati con noi. Io restituisco la parola a Gianni Cardinali, al presidente della sezione Roma 2 dell'Associazione Arma Aeronautica, per le sue considerazioni conclusive. Grazie ancora di Comparini, la parola a Gianni Cardinali. Grazie a voi, grazie a te, con l'esperienza maturata nei campi dell'alta tecnologia della sistemistica e dei servizi satellitari. E grazie all'armonica interazione con Gregorio Allegi, Massimo Comparini ha elevato questa intervista sull'attività della Thales Serena Space Italia a storia dell'industria spaziale italiana. Insieme hanno evocato passato, presente e futuro, facendomi fare un giro sulle montagne russe dei ricordi, delle emozioni, delle aspirazioni, delle speranze e dei sogni miei personali e di tutta l'umanità. Siamo partiti dai primi collegamenti intercontinentali televisivi per passare ai satelliti Sirio e Italsat e attraverso Cosmo, seconda generazione, Sigal 3, Galileo, seconda generazione, la Space Economy e moduli strutturali della stazione spaziale Internazionali, siamo arrivati a ExoMars e alle stazioni lunari abitate. Abbiamo verificato che il progresso non si ferma che l'umanità è alla vigilia di nuove conquiste concretamente inimmaginabili, solo 52 anni fa, quando assistemmo in collegamento satellitare transatlantico allo sbarco sulla luna di Nil Astron, che posato il piede sul suolo lunare disse «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande salto per l'umanità». Abbiamo ricordato la splendida vittoria dell'Italia sulla Germania alla finale del campionato mondiale di calcio del 1970, trasmessa in diretta TV via satellite da città del Messico. Siamo planati sulla pandemia e su come tale Salegna Space Italia ha dimostrato la sua resilienza per minimizzare l'impatto sulle sue molteplici attività. Abbiamo infine ripreso quota evocando una visione filosofica dello spazio come un ambiente non solo da esplorare e conoscere nella sua essenza, ma anche come un dominio da conquistare e utilizzare per rendere sostenibile la nostra vita sulla Terra. Grazie Massimo per questo viaggio, che, se mai ce ne fosse stato bisogno, ho dimostrato le grandi capacità non solo dell'azienda che tu guidi ma di tutte le entità che nella nostra Italia si sono impegnate e si impegnano a mantenere l'eccellenza conquistata con impegno, applicazione e lungimigranza. E grazie a Gregori per aver magistralmente governato questo viaggio.